praticamente io mi stavo facendo immediatamente i cazzi miei a letto, quando alle ore 9 un signor Giuseppe, un certo signor Giuseppe, mi chiama e mi dice: ciao Samuele, ho visto i tuoi video su YouTube e il mio navigatore mi ha lasciato a piedi ieri, tu verresti a fare il rally delle Dolomiti? E ho detto: certo, ma le Dolomiti sono alle Dolomiti e io sono a Sanremo, e come arrivo? Col treno. Quindi 11:30 sto andando a prendere il treno. No, 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 non sei libero delle note. Grazie. Grande. Ciao Saletta. Progettato di stare a casa, a lavare casa, a pulire e montare video, e invece sono a Milano, che adesso devo prendere il treno per, non ho capito bene dove cazzo devo andare, e poi direzione Padova. E dopo 10 ore di viaggio in treno sono arrivato a Padova, adesso vado a vedere dove è Giuseppe e poi partiamo per Belluno, così arriviamo alle Dolomiti. Ed eccolo qua, finalmente vi presento Giuseppe, il mio pilota, adesso un po' buio. Autista, autista. Lo conoscete autista. Meglio. Con che macchina sei venuto a prendere, Giuseppe? Con un Citroën, la mia Citroën. Sì, allora sì. Siamo calmi ad andare fino all'albergo, tanto sì, un'oretta e mezza ad arrivare. E cazzo, è stata lunga, ma ci siamo, direi che siamo qua. E per fare bella figura, guardate dove mi ha portato. Stendo, ma se no. Mamma mia, che posto! E stasera si mangia bene. Speriamo, si beve meglio. È vero. Lo provo a stringere. Non so se avete notato la coincidenza. 106 la macchina da corsa, 106 il numero di gara, 106 la stanza in cui dormiamo. Ma ti sembra normale, Giuseppe? No, non è normale. Il buongiorno si vede dal mattino. Guarda quanti cannoni, sono i cannoni. Ed eccoci qua arrivati finalmente alle Dolomiti. Mamma mia, che spettacolo incredibile che sono queste montagne. E adesso andiamo a ritirare il radar, perché oggi c'è da fare le ricognizioni per provare le note in preparazione di domani alla gara. Te come ti senti, Giuseppe? Bene, guardando il cielo, uno spettacolo, tutto terso, bello, sereno, domani pioggia, mamma mia. Perfetto, perfetto, non diciamolo troppo forte perché, vista l'esperienza del Sanremo, vedo dura. Ed ecco qua, roadbook in mano, questa volta da leggere veramente perché non sono a casa ma sono alle Dolomiti, quindi la strada non la conosco, e sarà bello con Giuseppe vedere com'è la situazione. Adesso andiamo a fare i tre passaggi di ricognizione e ovviamente voi venite con noi. Allora, rotonda prima destra. Poi tra 4,57 km bisogna girare per Voltago di Goman. Ok, e 4,57 km? Sì, parziale sì. Quindi abbiamo 4/5 minuti. Ok, adesso andiamo sul prova. Voi non potete capire veramente l'emozione di seguire un roadbook lontano da casa, perché un conto è fare il Sanremo, no? Il Sanremo è casa mia, so dove sono le strade. Un conto è fare il rally delle Dolomiti, di cui non sai niente, l'hai saputo il giorno prima e oggi, il giorno dopo, nel senso, l'ho saputo venerdì mattina e il sabato mattina sono qui a seguire il roadbook. Bellissimo, guardate che cose particolari. Mettono, ad esempio, in questa casa c'è una sinistra e metteranno una barriera in mezzo alla strada per farci fare una variante.
E questa è una cosa carina. Ci saranno anche delle S da non sottovalutare, ad esempio questa qua, al chilometro 4,48, e qua c'è il fine prova. Bello, bello, bello. Seguire il roadbook così di una prova che non l'hai mai vista mi fa sentire proprio come un vero navigatore. Questo è bello, questa è veramente una bella sensazione. Grazie. Ciao, grazie. Questa è la tabella dei tempi, delle condizioni. Vai. Allora, destra 2, 30. Taglia a sinistra 4 piena, 30. Sinistra 3 diventa 2 in fondo, erba. Ok, adesso vediamo se c'è ancora l'erba. Allora, diventa, cancella erba, metti al rosso. Al rosso. Sul destra 2 più. No, in sinistra 3 più esci largo. allora su questo qua, destra 2 esci largo. Esci largo. E invece. Ok. Boh, passa lì così, perfetto. Variante destra 1, in sinistra 1. Questa è una variante dove ci devo passare gli R5. No, aspetta, fammi vedere il radar. Fammi vedere che me la memorizzo sta qua, come la cazzo fanno. Ah no, non è Allora sta questa. qua è a 3,7, a 3 meno qua che è. Ah, non è specificata, che Dovrebbe cazzo. essere questa qua. Hanno fatto la. Variante. Vedi qua un secondo. Sì. Barriera unica, ok. Barriera unica, piccolo sbarramento e basta. Ok, vuoi che te lo scrivo? No, 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 tranquillo. Ok. Mi sta memorizzata forse. Ok, ripartiamo. Destra 1 e sinistra 1, 50. Destra 2 per sinistra 2, gira scivola. Vecchio. 100, stai a sinistra. Chicane stretta, destra, sinistra, destra, che sarà qua, immagino. Esatto, adesso Ok. andiamo a fare. Ti vedi lo sbarramento, quindi giriamo. Boh, finita, perfetto. Ah, Adesso ok. facciamo l'anello. Aneddoto, due cose. Sempre 2 o 3 notte dopo il fine prova. Succede che se te non prendi, secondo se c'è una curva tosta come questa qua, una fa, arrivi giù forte, arrivi giù di quinta, arrivi giù quasi di limitatore 106. E se te non hai la nota dopo, vai a rischio che ti deconcentri, arrivi, oh, Finito. la tiri. La tiri se non hai la nota, capito? Pensate. In effetti, tanti incidenti dopo il fine prova. Ma La dai. fine prova è controllo stop. Perché non sei senza nota E sei vato veloce. Sì, esatto, devi veloce, alzi, ti deconcentri perché pensi, dici, boh, che l'ho fatta, invece hai fatto danno. Segniamoci questa cosa da No, 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 ricordare. ricordi, che è fondamentale, guarda che. Eh beh, è dal Allora, 96 che corri. 93! 93. Ho giocato tutte le risorse. Grazie, ciao, buongiorno. Grazie, gentilissimo. Ciao. Ed eccoci qua sulla seconda prova con una nuova chicane da controllare. Ci siamo, 50. Sono caldi. Destra in sinistra. Tornante sinistra e cartelli. Questo te lo devo dire prima, però. Ok, è questo, Tornante sinistra qua è il punto e cartelli. di ingresso. Per destra 3 lunga, gira e entra il cartello sinistro 70. Ah, non ci vuole scendere, fa freddo. Ok, sì, ho visto. Allora, stai a sinistra, quindi gamere. 70, stai a sinistra, destra, sinistra, destra 2. Destra, sinistra, destra, 2. Ok, vai, Poi poi. 50. Sinistra 1 per destra 1 per sinistra 2. Esatto. Ok, quindi a posto. Ti scrivo chicane oppure non te la dico chicane? Oh no, tranquillo. Tanto la vedi. Cazzo. C'hai una corda? Per raccorda destra 4 Ok, alla perfetto. casa, Vai. cioè lo metto tutto insieme. Ok, poi. 30, destra Fermo, 2. dobbiamo mettere a posto. Parte giù in discesa. Che fa cagare il cazzo.
Ok, a posto, ottimo, ciao. Ciao. Buonasera, ci riscaldiamo un po'? Abbastanza, però non del tanto. Ma come? Seconda volta o terza? Seconda volta. Andate pure, 11 e 11. Andiamo? Andate dove volete, che sono freddo. Ma poi me ne dai un gotto all'ultima. Quarta bottiglia. Ciao, grazie, ciao. Grazie, ciao. Questa è la terza prova, signori, adesso correggiamo anche la terza prova. 3 stretto buca, taglia erba. 50 inizio stretto. Erba. 30 a destra 1. Qua anche di più forse. Qua anche 50. Forse per me tanto dopo. È per te per dopo. Questo per me sì. Ok. Inizio. Umido. Okay. E ci siamo con le ricognizioni, siamo a posto. Ed eccoci qua, finite le ricognizioni, scendiamo dalla macchina e finalmente vediamo la macchina nuova. Bam! E la macchina è di JP Sport. E adesso, già che ci sono, siamo in risate e vi vengo a presentare tutto il team. E ride. Tu sei? Jacopo, piacere. In qualità di meccanico. Elettricista. Elettrico. Poi? Michael, che tu? Cerco di fare il pilota. Cerca di classe con noi, sento sei questo qua arancione. Sì, questo giusto. Arancione bianco. Il boss. Il the boss. Quello che spende solo soldi. Poi abbiamo il nostro pilotone. Autista. Abbiamo il secondo meccanico. Il secondo meccanico. Aiutante non di Jacopo. Che pilota solitano. Ok, lo schiavo. Pilota di seconda fascia, ecco. E la macchina è questa qua, quindi 106 N2. Aspetta, chiudiamo così. Direi che l'abbiamo asinata alla grande. Sei un mito. Devo ringraziare Giuseppe per queste gigantografie asino corso. Grazie, grazie a te per aver preso dopo 2 ore dalla mia chiamata. Sei partito. Ma si mancherebbe. Lo aspettavo da una vita. E adesso vi faccio vedere un po' quella che è proprio la macchina. Entriamo dentro. Ecco, questo sarà il mio sedilozzo. Full sparco. Camera car, quindi camera 1 che ci riprende in faccia, adesso è smontata. Alimentatore per le batterie delle videocamere qui, così non ci penso più. Qui abbiamo un interfono con i cavi che vanno ai caschi e il cavo dell'audio che va alla videocamera. L'altra camera è qua dietro, in attesa di partire per registrare. Questa è la postazione del pilota. Poi abbiamo la ventola per il radiatore, fari, pompa benzina, luce naviga, che in questo caso sono qui ma non ci serviranno teoricamente, adesso poi vediamo un po' se ci servono. E per farvi un riassunto di quello che ho nella mia tasca, come abbiamo fatto dal rally di Sanremo: roadbook, note, matite, gomma e vabbè, mascherina. È così. Una curiosità che magari non avete notato: corriamo su 106. Il nostro numero di gara è il 106 e ieri notte abbiamo dormito nella camera di albergo numero 106. Non sia la volta che porta bene qualcosa. Se vi è piaciuto questo video di pre-gara del rally delle Dolomiti, mettete mi piace, iscrivetevi al canale e mi raccomando, state molto attenti perché usciranno tutti, spero, camera car e il video della gara. Noi ci vediamo al prossimo video, come sempre, tutti i martedì e tutti i giovedì alle 21:15. Un saluto dal paddock del...